Io volevo leggere una frase di Don Giuseppe Diana che incarna e mi appartiene molto per quello che io penso sia stato Don Giuseppe Diana. La Camorra riempie un vuoto di potere dello Stato che nelle amministrazioni periferiche è caratterizzato da corruzione, lungaggini e favoritismi. Questo è stato, e speriamo tutti insieme che non sarà più, il potere nella nostra regione. Era un omaggio dovuto a una persona che ha dato la propria vita per le idee in cui credeva. Io mi chiamo Matteo Brambilla, il mio cognome tradisce le mie origini, che sono monzesi. Monza è la città in cui sono nato, non l'ho scelto io di nascere a Monza. Napoli invece è la città dove ho scelto io di andare a vivere. E perché ho scelto Napoli? Perché Napoli è la mia città. Ho scoperto nella mia vita che Napoli è la mia città. L'ho sentita subito mia nel 1992, quando per la prima volta sono venuto a Napoli a partecipare a un campo di condivisione organizzato dalle suore di Madre Teresa di Calcutta a Via dei Tribunali. Portavamo i bambini in colonia a Lido Fusaro e negli anni successivi a Capo Miseno. Lì, per la prima volta, ho passeggiato per le vie del centro storico di Napoli e per la prima volta mi sono lasciato invertire da questa città e ho sentito che questa era la mia città. Era la mia città perché nella mia vita ho sempre lottato per ottenere le cose. Nessuno mi ha mai regalato nulla. E questa cosa è quella che ho trovato a Napoli. Anche qui presenti hanno fatto davanti allo Stato che imponeva la costruzione di una discarica in un parco. Una follia pura. Davanti a queste cose io mi batterò sempre, come noi ci batteremo sempre. Quello che vogliamo come Movimento 5 Stelle è una Napoli che metta al primo posto la dignità della persona. Una Napoli dove non si debba più chiedere per ottenere. Una Napoli dove le persone possono essere orgogliose di vivere e avere rispetto del decoro della propria città. Perché chi vive in questa città deve viverla fino in fondo. Come sapete c'è una parte del problema rifiuti che in questo momento non è di competenza del comune, perché è solo indifferenziato, non è competenza del comune. Cioè quello che viene portato poi all'incenerimento o viene portato poi con le navi eccetera non è di competenza comunale. Quello che è di competenza comunale, lei faceva riferimento alla differenziata e al compostaggio. Gli elettori per andare in Europa come eurodeputato, tra il quale ha avuto il mio voto. Luigi De Magistris poi ha disatteso il mandato che ha avuto in Europa, non ha concluso il suo mandato ed è venuto a fare il sindaco di Napoli. Luigi De Magistris non ha avuto il coraggio di portare fino in fondo la rivoluzione che aveva promesso. Luigi De Magistris è un uomo con 13 adesso liste che lo appoggiano, non è un rappresentante politico che ha un gruppo, un movimento alle spalle con un unico progetto, ma avrà tanti progetti che dovrà mettere insieme, tanti pezzetti, quello che ha fatto in questi 5 anni. Non è riuscito alla fine a dare un'impronta di quella che doveva essere la rivoluzione arancione. Si può chiamare al suo compleanno. Cosa vuol dire? No, però mi permetta, cosa vuol dire questo? Che io non sono un amante di Napoli. Io ho scelto di venire a viverci, di trasferire la mia residenza, di pagare le tasse a Napoli e di vivere i problemi quotidiani di Napoli. Non sono un emigrante o un turista. Perfetto. I napoletani, il singolo è un conto, gli amici sono un conto, la moglie è un conto, ma i napoletani come popolo, se ancora c'è un popolo napoletano, può mai votare una persona, guardi, che comunque napoletana non è? Guardi, mi avete fatto le pulci dicendo sul mio profilo Facebook, napoletani, e viene a cercare i voti di Napoli con la lista non Salvini a Secondigliano, è un insulto a me napoletano, è un insulto. Allora se io gli dico merda al signor Salvini, sto interpretando il sentimento di Secondigliano, di Scampia, di Barra, di Ponticelli, di questa città. Mi schioderà mai, mi devono solo ammazzare. Quando io dico a De Luca quella bella parola, acqua mista a fango, lota, lo dico perché il signor De Luca vuole tritare le coballe e mettere nelle cave dismesse. Siccome io abito
a cavallo del Parco delle Colline, che è un parco meraviglioso, un'area verde che mi ricordava per i sapori e gli odori il Parco di Monza, che è il parco cintato più grande d'Europa. Allora io, le prime volte che sono venuto a Napoli e a Chiaiano, andavo per questi bellissimi posti e respiravo quell'aria e quel profumo che sentivo nel parco. Il pensare che qualcuno abbia riempito un bosco negli anni di rifiuti tossici vuol dire che ha avvelenato per sempre il futuro dei figli di tutte le battaglie della nostra vita, perché anche lei proviene da una famiglia che ha sempre lottato per avere quello che ottiene, perché lei è legata alla sua terra. Noi coltiviamo l'orto a casa, quell'orto è stato eredità di suo papà che è morto, come mio padre che è morto. Oggi è la festa del papà, ieri era il compleanno di mio papà e oggi è San Giuseppe. Giuseppe è il nome del padre di mia moglie. Quando c'è un legame con la terra forte, viene tramandato di padre in figlio. Io guardo le partite insieme alla famiglia di mia moglie ed è una tragedia, potete immaginarlo. Due volte all'anno siamo sportivamente nemici. L'altro giorno, quando c'era la partita della Juve che è stata eliminata, ero in macchina con degli candidati consiglieri di Napoli che mi hanno sfottuto intonando cori contro la Juventus in macchina. Ci sta, perché per me il calcio è uno sport meraviglioso. C'è una frase di Rocco Antico, una sua canzone, che dice: chi tifa un'altra squadra è lo stesso mio fratello. Questo striscione l'hanno appeso i bambini al San Paolo. I bambini a volte sono più intelligenti, anzi a volte sempre più intelligenti di noi adulti. Io non sopporto quando per il calcio si deve morire, non sopporto quando vengono fatti i cori sulla Isel, non sopporto quando vengono fatti i cori sul Vesuvio Lava di quel fuoco, non sopporto Salvini quando fa quella canzonetta, perché quello è utilizzare lo sport per un'altra cosa. Lo sport per me è un veicolo di pace, è un veicolo di pace. Io sono andato in Africa nel 2001 a trovare dei miei amici che facevano i cooperanti, sono andato in Burundi.